Benvenuto Brunello Rosa, Rosa e Rubini Associates, buongiorno, ben ritrovato sulle fonti. Ecco, Buongiorno a voi. in termini di inflazione, quali sono le vostre attese? Insomma, numeri magari in linea con le attese, ma ricordiamo che di solito le attese rimangono abbastanza alte in termini di inflazione degli Stati Uniti e poi c'è stato un momento importante, cioè la missione di Powell, che si tratta di un evento non più transitorio. Sì, in effetti sull'inflazione, come sa, ne abbiamo discusso negli ultimi mesi. Ci sono due tipi di inflazione a cui noi guardiamo, quella di breve periodo, e quindi a questo punto la distinzione tra transitorio e intransitorio e non transitorio è veramente poco rilevante, quella di medio-lungo periodo. Nel breve periodo è soprattutto determinata dalle supply bottlenecks, come le chiamano le banche centrali. Quindi di fatto i problemi nella catena di approvvigionamento, oltre ovviamente alla riapertura di alcuni mercati importanti che erano stati chiusi durante la pandemia e i cosiddetti effetti base che sono stati vari, oil prices, VAT in Germania e così via. E questa è quella a cui stanno guardando con più attenzione gli investitori attualmente. E anche ovviamente le banche centrali, perché temono che ci possa essere un de-anchoring, un disancoramento dell'inflation expectation, delle aspettative di inflazione. Ma quella di medio periodo a noi pare più preoccupante di quella di breve periodo in termini di inflazione, perché segnerebbe l'inversione in tendenza su tutta una serie di fattori strutturali che hanno tenuto l'inflazione bassa negli ultimi decenni, compresa la globalizzazione delle catene del valore e la compressione salariale. Questi, almeno questi due fattori, insieme ad altri, andranno un po' in senso inverso nei prossimi anni, a nostro avviso, perché le catene del valore diventeranno più regionali, non globali, balcanizzate, come abbiamo detto ormai da almeno un paio d'anni, e una più equa distribuzione del reddito, l'incremento salariale, incluso un incremento del salario minimo a livello globale, determinerà evidentemente una maggior forza contrattuale dei sindacati e quindi una spinta, diciamo, alla inflazione domestica più duratura di quella che abbiamo visto negli ultimi decenni. Su questo secondo genere di inflazione non crediamo che gli investitori siano ancora focalizzati, ma presto lo saranno a nostro avviso. Per quanto riguarda naturalmente la Fed in questo momento così delicato, e cioè appena dopo come dire, la conferma di Powell per il suo ovviamente secondo mandato, diciamo gli Stati Uniti in un momento delicato in termini di debito e deficit anche, che sono due questioni importanti, proprio di fronte ai cosiddetti midterm elections, che sono per il momento sembra che i repubblicani siano in vantaggio nei confronti ovviamente dei democratici. Quali sono, ecco, le vostre attese per quanto riguarda l'ultima riunione dell'anno della FED? Ci sarà una indicazione chiara come si procederà d'ora in avanti in termini di rialzo dei tassi di interesse? La Fed ha già dato un'indicazione abbastanza precisa per quello che riguarda il tapering delle asset purchases, quindi degli acquisti di titoli, e ha ritenuto un po' di flessibilità dopo il meeting di dicembre, perché ovviamente vogliono vedere come si sviluppa l'economia anche in base all'andamento della pandemia. Con questa variante Omicron che si sta affermando in varie parti del globo, compresa l'Europa, e che presto potrebbe arrivare in massa anche negli Stati Uniti, causando nuove disruptions, diciamo così. E su questo ovviamente la Fed mantiene uno spazio di flessibilità per reagire alle news diciamo, del periodo, che non sono prevedibili in questa fase, almeno fino a marzo-aprile prossimo, cioè alla fine di questo inverno. È molto difficile prevedere l'andamento della pandemia. Sui tassi la Fed è stata un pochino più vaga, dicendo che ancora le condizioni perché ci sia un rialzo dei tassi non sono mette, non sono state raggiunte, e quindi le aspettative vanno da un incremento quasi subito alla fine degli acquisti netti da parte della Banca Centrale intorno a luglio del prossimo anno a un inizio di rialzo tassi
intorno a dicembre del prossimo anno, e anche noi siamo più o meno sulla stessa linea. Intorno a settembre si potrebbe iniziare a vedere un rialzo dei tassi, tutto questo ovviamente assumendo che non ci siano contraccolpi ancora da questa variante o nuove varianti che si dovessero sviluppare, ma non credo che Powell si impegnerà troppo in termini di timing sul rialzo dei tassi in questa fase. Mancano ancora 6-9 mesi, hanno appena iniziato a fare tapering, lascerà fare un po' alle projections che vengono ovviamente riviste adesso a dicembre, che evidentemente mostreranno un po' come si è mossa la mediana dei dots, come si chiama, dei punti nel diagramma che indicano le intenzioni sui tassi dei vari membri del FOMC. Adesso siamo a cavallo tra il 22 e il 23, probabilmente ci sarà un po' più un'enfasi sul 22 come prima data per il rialzo dei tassi rispetto al 23, mi aspetterei in questa fase. Questo potrebbe scombussolare in qualche modo la performance dei mercati, che per il momento abbiamo assistito ad un bull market molto molto lungo, molto sostenuto, però iniziano ad essere già i primi, come dire, le prime incertezze legate appunto alla continuazione, al proseguimento di questo mercato toro. I mercati sono ovviamente wobbly ogni volta che le banche centrali smettono di dare liquidità al sistema, come in questo periodo, anzi iniziano un po' a ritirarla. In realtà poi quello che è successo in passato è che ogni volta che la banca centrale ha provato a ritirarla eventualmente troppo in fretta, hanno dovuto fare retromarcia, hanno dovuto darne ancora di più di quella che c'era in partenza, permettendo una continuazione di questo bull market così prolungato. Detto questo, c'è un tema di inflazione determinante, cioè se l'inflazione rimane a questi livelli la banca centrale non potrà rimanere inerte, perché poi diventa self-feeding, cioè le aspettative di inflazione vanno a impattare sulla inflazione realizzata. Quindi se tu vedi un'inflazione al 5%, 6% per durare per molto tempo, poi hai sistemi salariali che si adeguano a questo, i cosiddetti second round effect, e quindi di fatto l'inflazione diventa molto più strutturale di quanto non fosse. Se invece questi rialzi inflattivi dimostrassero temporanei, tra virgolette, come ormai si dice, cioè in qualche modo passeggeri o di breve periodo, ecco, la banca centrale si potrebbe un attimo rilassare senza preoccuparsi troppo di rialzare i tassi, che vorrebbe dire che il mercato anche non deve preoccuparsi così tanto del combinato disposto di inflazione e rialzo tassi, dovrebbe solo monitorare che l'inflazione rimanga in check, perché come sappiamo l'inflazione tende a erodere i rendimenti di qualunque asset class, che siano bonds, equities, real estate, commodities, whatever. Quindi sì. Diciamo, fin tanto che l'inflazione rimane a livelli più o meno accettabile, probabilmente in discesa nei primi mesi del prossimo anno, il mercato non dovrebbe subire troppi scossoni da qui a fine anno. Ecco, per concludere l'argomento banche centrali, che è estremamente ovviamente interessante, settimana prossima ci sarà anche la BCE, credo anche nello stesso giorno della BCE anche una riunione di Bank of England, che ha deluso l'ultima volta i mercati. Per quanto concerne la BCE non sono attese delle sorprese, per quanto concerne Bank of England qualche annuncio un po' più interessante in termini di tapering o rialzo dei tassi addirittura? Sì, la BCE è comunque importante perché tra tutte le banche centrali è quella che ha fatto in qualche modo meno progresso rispetto ai suoi programmi di uscita dalle misure eccezionali, anche se ha annunciato forse un po' prematuramente che l'emergenza della pandemia era in qualche modo finita e quindi il PEP andava a concludersi. Non è detto che vadano ancora su questa strada, magari a dicembre dichiareranno che c'è ancora tempo prima di dichiarare la fine dell'emergenza. Ecco, la Bank of England è la stessa più o meno situazione, era un passo da alzare a novembre, in qualche modo ci hanno ripensato, hanno aspettato dicembre, e poi è arrivata Omicron, e con Omicron le varie restrizioni che sono state reintrodotte dal governo, per ora limitate, però abbastanza forti per tutto quello che riguarda i viaggi internazionali
e così via, il che potrebbe indurre la Bank of England a rimanere relativamente prudente e aspettare almeno fino a febbraio prima di rialzare i tassi, ma questo lo vedremo nei prossimi giorni. No, sì, un punto interessante, un punto interrogativo anche Bank of England, in quanto ovviamente aveva, tra virgolette, indicato addirittura il rialzo dei tassi, ha deluso i mercati, c'è stata una reazione imminente della sterlina. Ultimissimo argomento prima di lasciarci, ieri è stato, sì, c'è stato l'incontro di Putin e Biden, un incontro importante. Bisogna sottolineare, gli Stati Uniti non sembrano troppo forti in termini di politica estera, o almeno l'amministrazione Biden non lo sembra per il momento. Intanto Biden ha minacciato Putin che se invade l'Ucraina fermeranno il Nord Stream 2 e non solo, aiuteranno sotto tutti i punti di vista i propri alleati, lo stesso vale anche per la stessa l'Ucraina. Volevo capire, ci sono dei rischi importanti se questo scontro dovesse, ecco, peggiorare addirittura? Ma come spesso accade sull'Ucraina si giocano partite più grandi del paese stesso, per il semplice fatto che la sua vicinanza con la Russia, ma anche la volontà in qualche modo di partecipare al consesso europeo in qualunque forma la rendono estremamente vulnerabile dal punto di vista geopolitico. L'invasione delle aree orientali dell'Ucraina, il Donbass e così via, negli anni precedenti erano un tentativo di fatto di iniziare un processo, diciamo così, di integrazione di una parte dell'Ucraina rispetto alla nazione in senso lato russa, e come minimo di porre un freno a quelle che erano le intenzioni da parte dell'Occidente di integrare l'Ucraina nel o consesso europeo, addirittura nella NATO. Il tentativo di Putin in questa fase è quello di rendere l'Ucraina un po' come la Finlandia, se le riesce, cioè un paese di fatto neutrale che non potrà mai diventare parte della NATO, e mentre dall'altra parte ovviamente Biden deve far capire che sarà sempre dalla parte degli alleati europei, soprattutto nella guerra asimmetrica in qualche modo, fredda in senso si sta giocando adesso con la Cina, in cui deve far capire che comunque rimane a fianco degli alleati europei, che vuole che rimangano a fianco dell'America, una cosa che è un po' diversa rispetto al periodo di Trump, in cui le tensioni tra i due stati dell'Atlantico si erano molto inasprite. Ecco, non è cambiato poi tanto in termini di trattamento ovviamente nei confronti dei paesi esteri, anche con la nuova amministrazione, per la verità. Però almeno per gli Stati Uniti non sembra che ci siano dei rischi importanti per una possibile escalation. Grazie mille Brunello Rosa, CEO Rose Robini Associates, grazie per essere stato con noi e alla prossima occasione. Grazie a voi, buona giornata.